Eccolo stile da mai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzin nel canale, un altro video insieme, un buon pomeriggio a tutti quanti e ovviamente dobbiamo andare a continuare a parlare dell'altro argomento piccante delle ultime settimane che riguarda Conte, perché già da un po' che, come sapete, Antonio Conte ha preso un accordo verbale di massima con Calvo, con Giuntoli e diciamo che si è trovato un accomodamento sia a livello di lunghezza del contratto ma anche a livello di ingaggio con Antonio Conte, che è ben contento anche di dimezzarsi lo stipendio pur di tornare alla Juventus e accontentarsi anche di un progetto linea verde giovane con qualche tassello, come hai detto, alla Højbjerg, alla Lukaku eccetera, ma prediligendo i giovani. Ecco perché Giuntoli sta continuando ad andare avanti con questa opera di svecchiamento e per esempio va su giocatori come Azic, montenegrino, 17 anni, preso appunto per 5 milioni. Quindi il discorso è molto semplice: Conte tornerebbe anche se dovesse fare un anno di pulizia delle macerie allegriane per poi riportarci a vincere e non soltanto lo scudettino in Italia ma anche in Europa. E ricordo a tutti che si è aggiornato e quindi sicuramente tornerà col coltello fra i denti, ricordando a tutti voi che comunque, specialmente agli allegriani, lui ha fatto una semifinale di Europa League, una finale di Europa League, che comunque è una finale europea, e poi ha fatto un quarto di finale col Bayern Monaco, che se non avesse beccato la fascia, diciamo, difficile contro la squadra di Heynckes, ma la parte Malaga-Dortmund, magari avrebbe fatto la finale di Champions League e avreste detto tutta un'altra cosa. Quindi, insomma, a volte il destino e anche la fortuna ti può girare a favore o a sfavore. Quindi attenzione a quello che succederà nelle prossime settimane. La fonte che mi è arrivata è molto autorevole ed è quella che dava già Ronaldo, fatto alla Juventus mesi prima, così come Higuain alla Juventus un bel po' prima rispetto a quello che si pensasse, e quindi diciamo che è una fonte molto molto vicina alla proprietà. Quindi vedremo cosa succederà, quindi parleremo sicuramente di questo, di Azic, colpo fatto da Giuntoli probabilmente per l'Under 19 e la Next Gen, ma non si sa mai, che possa essere un giocatore magari spigliato, già pronto per la prima squadra, e poi due parole anche su Bremer e i vari dettagli sul nuovo rinnovo fino al 2028 e questo scambio che io non farei mai tra Illing Junior e Højbjerg, da evitare assolutamente e piuttosto aspettare giugno quando arriverà al base della Champions League. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e adore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, come avete visto nel titolo, mi sono sbilanciato molto. Perché? Perché Giuntoli, che quest'anno ha avuto un ruolo madre di collante tra Allegri e lo staff e i giocatori, e è riuscito in qualche modo a tenere la struttura dello spogliatoio tutta insieme compatta e ha rivitalizzato giocatori come Chiesa e Vlahovic, che erano in partenza, e questo lo sapevamo tutti. Ma lo screenshot della conversazione tra Chiesa e Vlahovic, in cui si dice "io lo so, tu lo sai, la squadra lo sa", è evidentemente senza dubbi riferita all'arrivo di un nuovo allenatore ormai in essere a giugno o a luglio, quello che è, e quindi tutti lo sanno, devono stare zitti a lavorare, continuare a ricompattare il gruppo per magari portare una Coppa Italia, un campionato eccetera, sapendo già che Allegri lascerà. Quindi Allegri vorrà lasciare vincendo, cercherà di farsi fuori tutti i nemici possibili in modo tale da spianarsi la strada verso la vittoria. Come avete visto anche oggi, Corriere dello Sport ha osannato Allegri dicendo che è merito suo se la Juve è quella che è oggi ed è seconda e ha questi risultati, e quindi è chiaro che la campagna allegrana e i megafoni di Allegri continueranno a rindondare nelle piazze. Quindi aspettiamoci di tutto, che verrà, ripeto, difeso a spada tratta, praticamente depennando tutti i suoi successori, Thiago Motta, Conte, Tudor, Palladino, Zidane, Guardiola come scoop di adesso, insomma faranno di tutto per far credere che lui è l'unico che può portare avanti la baracca e che può portare dei trofei alla Juventus. Quindi insomma, ragazzi, la verità è una sola: Conte vuole tornare alla Juventus, ha l'accordo di massima verbale, è disposto, come vi ho detto adesso, a dimezzarsi lo stipendio anche solo a 7 milioni, prendendo quello che prenderebbe Allegri fondamentalmente, con dei bei bonus al raggiungimento dei traguardi, e poi è flessibile tra un 3 più 1, guardate caso tutti i giocatori che stanno rinnovando stanno facendo 4 anni di contratto, 3 più l'opzionale di Conte fino al 2028, oppure un 1 più 1, pur di venire incontro alle esigenze del club e del bilancio, per dimostrare che a lui interessa soltanto il bene della Juventus. Sta male, è come noi tifosi, ha un cuore infranto nel vedere la Juventus in questa situazione, sapendo che era lui ad aver aperto il ciclo di 3 anni vincenti e aver lasciato, diciamo,
una struttura solida, un castello indistruttibile ad Allegri. Quindi i rimpianti suoi sono ancora più grandi, perché adesso viene fuori l'incompetenza di Allegri nel gestire una squadra che non sia stata già strutturata da qualcun altro, ma una rosa in cui lui deve mettersi del suo. Non dico che sia scarsissimo e sia un incapace totale, ma non riesce a fare quello che fa Conte, cioè arrivare in una situazione di difficoltà dove la rosa non è al massimo livello e dove le altre sono superiori a te, e riesce a colmare il gap tra la sua squadra esistente e le prime della classe in poco tempo. Ecco perché Conte è fiducioso, sa che ci saranno tante macerie da tirare via, ed ecco perché, e lo spiegavo agli Allegriani anche oggi stamattina, sta scegliendo Højbjerg a centrocampo come leader e Lukaku, perché lo conosce bene in attacco, affiancandogli magari un qualcuno che possa aprirgli lo spazio alla Lautaro Martinez di turno. Quindi è chiaro che non potete pensare che lui accetti solo di venire con questa rosa qua e i giovani da inserire, per un motivo semplice: perché ci sono anche tanti giocatori che sono ancora allegriani, pro Allegri, e che quindi rovinerebbero il lavoro di Conte. Lui ha bisogno di suoi paladini, suoi baluardi, giocatori che lo seguirebbero a spada tratta e in qualche modo lo aiuterebbero a tirare via le macerie che si sono create fino adesso, ricreando questa identità bianconera, DNA juventino vincente, che non c'è più adesso, perché siamo una provinciale che vuole ambire ai quarti posti, e se tutto va bene, tutto si incastra come deve incastrarsi, vinciamo qualche trofeo a caso, alla spera in Dio, perché gli altri non arrivano al livello nostro o fanno degli scivoloni, eccetera, sempre sperando che gli altri non arrivino dove devono arrivare. Una volta, nel quinquennio, Allegri non poteva fare questo discorso perché lui era talmente più forte delle altre che aveva tre squadre: i titolari, le riserve e le riserve delle riserve. Quindi lui in ogni modo riusciva a vincere le partite perché chi entrava era più forte delle riserve delle altre squadre, anche delle piccole e medie squadre. Quindi insomma, questo è un po' il discorso per dirvi quello che potrebbe accadere dal primo di luglio, e non sono l'unico a dirlo, come molti credono qui nei commenti, ma tantissimi altri stanno parlando del fatto che Conte ha un accordo, ok? E questa è una certezza 100%. Per quel che riguarda Aziz, come vi ho detto, sarà presto l'ufficialità, giocatore montenegrino di 17 anni, di grande prospettiva, abbiamo pagato soltanto 5 milioni per portarlo alla nostra corte. Chiaro che con la Lega in panchina questo ragazzo farà sicuramente la trafila prima nelle giovanili con Montero nella 19, per passare alla next gen e poi eventualmente passare alla prima squadra. Però ecco, ripeto, magari potrebbe anche bruciare le tappe, vedremo se ci sorprenderà. Come vi ho detto, Bremer ha prolungato fino al 2028, il suo contratto in essere era fino al 2027, quindi un altro rinnovo ponte per abbassare la quota di ammortamento in maniera sensibile, e quindi diciamo il suo valore di cartellino era di 35,924 milioni all'anno scorso. Con questa manovra di Giuntoli noi praticamente andremo a pagarlo da 8,5 di ammortamento a 7,98, quindi è un piccolo risparmio, con uno stipendio di 5 milioni più uno di bonus, e si passerà come incidenza, no, a livello di bilancio, da 17,23 milioni nella stagione scorsa a 16,24 nella prossima. E quindi, ecco, come dicevo, il costo di Gleison Bremer si riduce di 1,5 milioni in confronto alla prima sua stagione alla Juventus. Quindi comunque questo dimostra che Giuntoli guarda anche veramente alle sottigliezze per tenere la società in piedi e stabile. Ecco, la cifra potrebbe ovviamente variare per via dell'accordo che c'è stato col Torino, che sarebbe praticamente di 8 milioni di bonus quando c'è stato appunto il passaggio alla Juventus. Come dicevo prima di chiudere, non farei assolutamente lo scambio Højbjerg, che adesso se ne sta parlando, per evitare di non avere questo obbligo di riscatto o diritto di riscatto che Tottenham non ti concede, oppure pagare 20 milioni di sterline. Ecco che col valore di 20-25 milioni di Højbjerg Junior attribuito dalla società si potrebbe fare questa operazione, però come vi ho detto la eviterei in maniera perentoria. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Mila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi un amico anche lì nel gruppo e vi farò avere tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi da YouTube. A presto come sempre, forza Juve fino alla fine.